Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Road to Plunge 4 con Gaggi, i miei cani che mi hanno già sporcato per bene per questo video, andiamo a vedere. Ok, riscaldamento, Gaggi, cosa mi farai fare oggi quindi? Ti faccio fare un po' di plunge, poi mi fai vedere cosa siamo riusciti... No, aspetta, poi mi fai vedere l'esecuzione dell'esercizio. Poi mi fai vedere qualche esecuzione dell'esercizio, vediamo com'è la tecnica, com'è la posizione, se c'è da cambiare qualcosa o meno. Va bene. Fatto, sole c'è, vediamo l'attack planche. Va bene, vediamo, fammela rivedere. Faccio rivedere la posizione dell'attack planche: devi essere con le ginocchia al petto, altrimenti con le ginocchia a 45 gradi, e il sedere deve essere leggermente più alto delle spalle. In questo modo, così. Ok, quindi piano, aspetta, sì, così, ok. Poi 45 gradi, che è così, che sarebbe la progressione per arrivare poi in advanced tuck planche. Ok, vediamo a che livello sono. Sì. Allora, vediamo, dai, Road to Plunge episodio 4, a che livello sono. Ginocchia al petto, vai. Sul sedere leggermente, bravo. Ancora un po' più sul sedere. Ok. Per tirare più sul sedere basta semplicemente sbilanciarsi con le spalle in avanti. Semplicemente un modo di dire. Sì, perché più che altro è la paura quella di cadere in avanti. Anche. Cioè, quando ti sbilanci, quello che mi frena è che quando sono su, molto meglio rispetto all'inizio, però è quello di cadere. Cosa posso fare, Gaggi, per migliorare questa paura? Per migliorare questa paura, vabbè, al limite lo fai sulle parallele basse, così non avrai la paura di cadere. Okay. Perché su quelle alte ti crea già questa sensazione psicologica. Ma non solo a te, a molti mi è già successo che andavano in panico nonostante avessero anche la progressione in one leg o straddle, appunto perché sono abituati ad allenarsi sul suolo basso. Andiamo a vederlo sulle paralleline. Sì. Bene ragazzi, paralleline messe, ovviamente c'è anche Kion e Aiko, i miei cani. Andiamo a riprovare la tuck planche. Riprovare. La distanza, Gaggi, la misuro sempre col trucchetto del gomito flesso, le quattro dita. Le dita tese. Braccio, non pugno ma tese. Ah, tese, sì. Così, quindi così ragazzi, non così ma così, quindi sono strette. Anche tre dita vanno bene. Anche sì, tre, sì, quindi sì. Ok, quindi questa è la tecnica per capire a quanta distanza mettere le paralleline. Quindi vi ricordo, gomito, aggiungo fai tre vedere dita, pure te, Gaggi. Gomito così, un attimo, così, e aggiungo tre dita o quattro dita massimo. Questo è in base, dipende dalla nostra larghezza delle spalle, perché la misura è più o meno quella. Perfetto. Di norma la misura normale è dai 50 ai 52 cm tra le due paralleline. Esatto. Perfiamo. Vai, sbilanciati avanti, avanti, sul sedere. Dai, dai, più avanti. Ah, si stanco qua. Sono già esaurito, mi sa, dalle mie tuck planche quotidiane. Sì, sì. Così. Ok, quindi l'angolazione, sempre l'angolo della spalla deve essere... Sì, con la spalla devi cercare di superare almeno i polsi. Ok. Rivediamo. Ok, vai. Andiamo a rivedere. Vai. Ginocchia al petto, ginocchia al petto. Sì. Wow. Ok, bisogna ancora lavorarci su quello. Ancora tosta. Sì. L'esercizio che ti può aiutare per migliorare in questa tuck planche, parlando di skills, l'esercizio è il back lever. Se tieni tanto il back lever full, ti può dare anche un transfer per mantenere la tuck planche con la linea corretta e ti permetterà anche di sollevare più in alto il sedere. Ah. Ok, andiamo a vedere quanto tengo il back lever. Quanto ho? Proviamo. Dimmi pure te i secondi, sì. Gaggi. Vai, così va bene la presa. Proviamo. Ditemi la linea. Sì, scendi, 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 scendi. Giù, 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 giù. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, piano giù, ok. Erano 10 secondi, sulla linea eri leggermente schienato, cioè eri squadrato così. Devi solo abbassare il sedere per stare più dritto. Ok, va bene.
aumentando sull'isometria, questo ti aiuterà anche di migliorare nell'attack flunch perché condizioni sempre le spalle. Ok, adesso sto allenando un 5x10 di back lever. Sì, va bene. Per cercare di tenerlo, quindi migliorare ovviamente la linea. Sì, vai. Abbiamo visto il back lever per quanto riguarda l'esercizio dinamico, ovvero a braccia piegate. L'esercizio fondamentale è l'handstand push up. Proviamo a fare piegamenti in verticale sul palo. Ok, andiamo a vedere. Le mani avvicinali un po', se riesci. Più vicino? Più vicino qua, tipo. Ah, ok. Così ti appoggio subito col sedere. Appoggio il sedere. Ok. Perfetto. Prova a piegare le braccia. Tocca, 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 tocca la testa, tocca. Ok. Non arrivo a toccare ancora terra. Cosa posso fare, Gaggi, per... Per migliorare in questo, va bene il B push up con i piedi sul rialzo. Ok. E se riesci fallo magari sulle parallele in modo tale da farlo full ROM. Ho visto che hai messo anche un nuovo video, che mettiamo qua in descrizione il link, con gli anelli. Potrebbe essere una variante questo, utile. Infatti volevo già citarlo. Ah. Quello è un esercizio di avvicinamento proprio all'handstand push up. Quando okay. sei proprio vicino, quando riesci a fare due handstand push up con pochi centimetri da terra. Ok. Provalo agli anelli, però devi farlo full ROM. Come ho detto nel video, devi sempre regolare gli anelli. Più li mandi avanti, più diventa facile. Più li tieni in basso, okay. più diventa difficile. Ok, perfetto. Andiamo a riprovare. Hai detto pochi centimetri. Sì. Andiamo a vedere quanto mi manca per raggiungere il terreno. Quindi così. Sì. Vai su. Appoggiati col sedere. Ok. Vai. Dai. Veramente poco, stiamo parlando di 2-3 centimetri che alla fine fanno tanto, eh. Prova a toccare, magari riusciresti anche a chiudere. Dai! Grande. E parliamo sempre di 2-3 centimetri neanche, però fanno veramente tanto. Non so se è più la FIFA, diciamo così, di toccare il pavimento e non rialzarmi, perché mi limita molto, che la forza in sé. Perché come sapete alleno anche la military press, Gaggi l'ha già visto, e quindi non penso sia una questione di forza, ma proprio di propriocezione. Però... Sì, può essere anche quello, perché magari sei abituato a farlo al muro, qua invece lo fai sul palo. Sì, sì. Qui col palo questo. Mi dà sempre quel senso di instabilità. Bene ragazzi, ancora altri consigli utili dal nostro Gaggi, ci ha fatto vedere la correzione degli handstand push-up, guardate il video in descrizione col suo video per i V push-up agli anelli con la spalliera. Se questo video vi è piaciuto mettete tasto like, ricordatevi di iscrivervi al canale, la campanella sempre attiva, un saluto da Simone, al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ciao.